quando si dice è la 15, va bene? Non c'è 15, ma che si fa? Ma che si fa? Mamma, l'ispirazione ieri è stato un capovolgimento. 16. Poi è 16, vabbè, mettiamo 15. Vabbè, è un errore di partitura, scusate. Comunque la ispirazione del mattino. Oh, c'è e questo proprio. C'è una campagna. C'è da stamattina quindi. Il gesso non l'abbiamo trovato, non abbiamo trovato questo. Ora abbiamo trovato quattro cose di gesso, ma vai. E questo è un cavallo di battaglia, attenzione, il gesso nostro. Facciamo uscire il gesso per la Giulia. Stanno arrivando. Decorata con il gesso, proprio la corte di San Martino, abbiamo trovato ora adesso un piccolo ferramento anche di sopra, che ho messo di sopra. Ah sì? Sì, quello, la granita è fatta del gesso l'anno scorso che avevamo congelato. Invece perché lui se ne è fatto questa, se ne è fatto un problema, parliamo di queste cose. Io sono andato a vedere la lavorazione. Il signore Max Bar ha detto, complimenti con la buca. No, e questo è surgelato, ma intanto questa granita lavorando la surgelazione avviene comunque. Quanta fragranza perde non avendo un gesso fresco o un frutto fresco? Perché ho visto anche le pesche surgelate io. Per quanto riguarda i frutti di bosco, grosse differenze non si notano, mentre sui frutti tipo melone, pesca, lì è sostanziale, cambiano letteralmente. Addirittura le pesche tendono a perdere completamente. Ecco qua. Tutti di bosco, per come sono fatti a cellule, mantengono di più il sapore. Però volevo dire, questo perde molto poco sul gelato perché è a seccagno. Tutti i gelsi nelle nostre zone sono sempre nei derubi, nelle timbe, giusto? Almeno questo, perciò perde pochissimo, io trovo poco la differenza tra il surgelato, è l'unico, come tutti di bosco, che perdono pochissimo, forse magari perché sono asseccati. Ti consiglio di assaporare per bene. Andy non so cosa dire proprio, no? Già è col panino che sta, ma stai pranzando prima. Certo, ma noi, allora, la granita noi la mangiamo a tutte le ore. La mattina a colazione, a pranzo, siamo tranquilli. C'è da dire che negli ultimi 20 anni si fa il cambiamento. La sera c'è più granita e meno gelato, tante volte al contrario, vero o no? Siamo ormai. Esatto. Poi è anche un frutto che ormai sta per scomparire. Cioè, mamma, no, se viene irrigato il gesso fa poco frutto e niente, addirittura in 20 anni se ne non va avanti, per esempio. Invece se è al seccagno va avanti. Anche da voi ci sono le persone che vengono in Civusara che vi portano pochissimo, ora ce ne porto. Qui da noi ci sono dei ragazzi che li vanno a raccogliere, non le dico il vestito, noi quando è imbrattato al massimo. Comunque. E poi uno si faceva il bagno, ragazzi. Oh, anche la parte tocca. Lui ha mangiato quello fresco, però. La decorazione. Facciamo sbarazzare.